Ciao a tutti, bentornati tenorini in questo nuovo contenuto dal vostro tenore informatico. Ma quante volte ti sarà capitato dopo una installazione pulita di Windows 10 e 11 e poi devi andare a rimettere tutte quelle applicazioni, una grande seccatura, dover rifare installazione da zero di ogni singola applicazione, doverla cercare su internet e quindi questo ci porta via tanto tempo. Ma oggi ti do la soluzione a questo problema: eseguire installazione simultanea di più applicazioni che questo sito ci mette a disposizione e te lo vado a presentare. Eccolo qua, si chiama il Nanite. Versione gratuita di base, la versione Pro qui in basso. La versione in Pro ha tante funzioni in più rispetto a quella che non si deve pagare, ma ci permette e ci dà la possibilità di fare gli aggiornamenti automatici. In pratica, il programma in versione a pagamento e anche di prova ti permette di aggiornare automaticamente tutte quelle app che hai già installato direttamente da questo sito. Però per iniziare ti consiglio di provarla senza impegno. Qui troviamo tutte le informazioni, tutte le app, questo grande elenco di app disponibili da scaricare e installare con un clic. Andiamo a vedere un po' come funziona. Innanzitutto voglio scaricare Opera, Firefox, oppure ci voglio aggiungere un'altra applicazione come OpenOffice, per farti un esempio. Ho anche altra app, diciamo che qui sono presenti tutte quelle applicazioni famose, quelle più utilizzate che il sito ci mette a disposizione. Una volta che hai selezionato le app che ti servono, in basso clicca direttamente su Get Your Nanite, proprio qui, per eseguire il download e l'installazione di tutte quelle app che hai già selezionato. Se per caso dall'elenco hai selezionato il Chrome che già avevi installato, non ti preoccupare perché l'app viene semplicemente aggiornata. Ho già selezionato le mie applicazioni, Opera e Firefox. In basso andiamo a cliccare nel pulsante Get Your Nanite. Avviene così il download del software Nanite. Lo dobbiamo avviare doppio clic. Aspettiamo il tempo necessario per l'installazione di tutte le applicazioni. Adesso sta iniziando con l'app di Firefox. Vediamo anche i dettagli. Ed ecco qua le app installate direttamente nel mio computer. Bene, tenorini, abbiamo visto insieme quanto è semplice installare più app insieme con un clic senza farlo singolarmente, che è una grande seccatura dopo una installazione pulita di Windows. E magari questo sito ti può essere utile per installare in un colpo solo più app che ti servono. Fammi sapere la tua in basso nei commenti, ti ricordo l'iscrizione al canale di Tenore Informatico e lascia un bel mi piace a questo video. Noi ci vediamo al prossimo tutorial da Tenore Informatico. Ciao a tutti!